Adriano Olivetti. Mio padre capitolò a maggio e per la fine dell'estate accettò di far entrare me, donna, nell'azienda di famiglia. La gioia mi travolse e girai intorno al tavolo della cucina cantando da sola. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Mio padre aveva sempre detto che non aveva fiducia in me perché ero donna. Cominciai a marciare come dirigente dell'azienda con passo lento e spesso insicuro, sballottata qua e là dalle decisioni che non sapevo prendere, dal sindacato di fabbrica, dalla folla eccitata e pericolosa dei problemi quotidiani. Ma prima ancora che la giornata si fermasse, avevo compreso il perché di molte mie decisioni che cambiavano le reazioni dei miei dipendenti. Un'operaia a Natale, durante la distribuzione dei doni in fabbrica, mi fece conoscere i suoi figli, un maschietto e una femminuccia, e mi chiese: «Lei a quale industriale vorrebbe assomigliare?» Io risposi: «Ad Adriano Olivetti».